Ciao a tutti, nel video di oggi mostro l'utilizzo della leva doppia alza tronchi della Forest Master sia per spostare i tronchi che per tenerli sollevati da terra durante il taglio. I due tronchi che vedremo sono di quercia già stagionata, che è intorno al 20% di umidità e quindi è secca e bella dura. Utilizzo la Steel 661 con catena a scalpello pieno e affilatura square ground. Questa è la prima volta che provo lo square ground e sono abbastanza soddisfatto. Unico neo, avrei voluto abbassare ulteriormente i delimitatori di profondità per facilitare il taglio di appoggio, senza dover per forza fare leva sugli arpioni, ma sono comunque contento del risultato. Adesso vediamo che sul primo taglio sembra più lentina, ma è anche perché, essendo un punto in cui il tronco si dirama, il taglio avviene controvena. Infatti veniamo subito smentiti vedendo il secondo taglio, che è sicuramente più rapido. Adesso guardiamo, vediamo infatti che qua sta faticando di più la motosega, proprio perché appunto c'è questa diramazione. Qua invece la lama sta attraversando e vediamo che presto fatto il taglio è completo. Eccoci. Come ho già detto, il mio intento sarebbe quello di abbassare i delimitatori di profondità, rendendo così la motosega più efficiente, anche utilizzandola in posizione eretta e tagliando il tronco alla massima potenza, lasciando semplicemente lavorare il peso della motosega. Questo assetto che ho qua invece sarebbe ottimale per abbattimenti dove i delimitatori più bassi potrebbero costituire un problema, sia a livello di efficienza che di sicurezza. Come vedete, la procedura per il taglio utilizzando la leva alzatronchi prevede l'inizio del taglio alternato a destra e sinistra per mantenere un minimo di bilanciamento, per poi ultimare con i tagli interni alle due leve.